hanno detto che dovevano fare un'opera al servizio delle comunità locali. Hanno cominciato a parlarne 30 anni fa, con una situazione che era veramente diversa rispetto a quella che è in questo momento. Non sono stati capaci di farla per 30 anni. Adesso la situazione è cambiata in maniera tale per cui ha perso di senso, se mai ne aveva avuto, adesso ha completamente perso di senso. Primo aspetto, se parliamo della viabilità locale, guardiamo tutta l'opera, è divisa in tre pezzi. Allora c'è un pezzo che è, diciamo, quello che parte da Montebello e che arriva fino a Piena. Poi c'è il pezzo che va da Piena a Bassano e poi c'è il pezzo che dovrebbe andare da Bassano a Spresiano. La cosa micidiale è che siano partiti in un punto in cui la viabilità è ben supportata e dove secondo noi sarebbe sufficiente migliorare la viabilità esistente, per esempio togliere gli attraversamenti a raso sulla Gasparona. Io trovo ogni tanto e neanche sempre coda nell'ora di punta alle due rotatorie, quella di Marostica e quella di Breganze. Poi ci sono degli attraversamenti a raso che sicuramente dovrebbero essere tolti, questo è pacifico, però eliminati questi due problemi e migliorata diciamo, l'infrastruttura, la viabilità in questo tratto sarebbe ampiamente soddisfatta. Il punto veramente critico per il traffico comunque su quest'asse, diciamo tra Tiene e Treviso, è da Bassano in là. Là pensiamo che un supporto alla viabilità debba essere dato, ma sicuramente non con un'opera autostradale. Questo è il concetto. L'autostrada depaupera il territorio, porta via risorse che sono di tutti quanti e quindi di conseguenza non deve essere fatto, le soluzioni devono essere di altro tipo. Tecchi Maggiore, vogliono rovinarci la valle dell'Agno. Autostrada camuffata in sottostrada e che rovina una valle per niente, perché c'è già una strada appena consegnata 4 anni fa che ce la facciano fino a Valdagno e noi siamo a posto, produciamo e non abbiamo nessuna difficoltà a progredire, e invece questo vuol dire depauperare una valle. L'aria la perdiamo e anche l'ambiente. E l'acqua? Eppure l'acqua, perché l'acqua c'è già, dovranno riprogettare l'autostrada perché hanno trovato a pochi metri, dai 5 metri e mezzo a 10, l'acqua. Ci sono già idrovore che lavorano per togliere l'acqua, altrimenti l'autostrada andrebbe sotto acqua. Voi di dove siete? Noi siamo io di Castelluberto. Ehi là, vai dell'Agno. Vai dell'Agno. Significa che i cittadini non hanno alcun controllo sul territorio su cui stiamo camminando in questo momento. Chiediamoci se serve veramente a noi o se serve a chi lo costruisce. Questo è l'ennesimo furto. Non interessa niente, loro vogliono farlo.
Io non ho più speranze qua. Io non ho più speranze. Lei ha nipoti, signora? Due, e due figli. E io mi guardo intorno e leggo anche i giornali e vedo gli interessi. Non sono questi dei nostri politici, non sono questi. Una strada che non sa da fare o una strada da fare in modo diverso? La strada andava fatta come previsto nel 2001, e cioè sulla base della conferenza dei sindaci che prevedeva un allargamento della Gasparona dalla 31 alla 27. Immaginatevi e domandatevi perché adesso siamo ancora fermi con progetti esecutivi, progetti di finanza stranissimi, no? A questo punto avremmo già avuto la Gasparona nuova, fatta senza caselli, con solo tre barriere all'inizio, a metà in fondo, e saremo a posto. Dal punto di vista del territorio, naturalmente le persone non si domandano perché siamo in 10 anni in ritardo. Non se lo domandano perché sennò non suonerebbero, non contesterebbero il corteo in questo modo. E avremmo probabilmente pagato già un terzo del costo di questa infrastruttura molto meno costosa. Sicuramente sì, perché era comunque previsto un progetto di finanza che doveva durare 39 anni, 35 anni anche col tempo, e quindi avremmo già pagato 10 anni di pedaggi e di risorse. Il problema sarebbe già stato risolto, quindi il metodo della legge obiettivo e del commissario fallisce. Oltretutto è anche censurato dalla Corte dei Conti sul passante recentissimamente. Nel Veneto mi pare che ci siano molti che si stanno muovendo per tutelare un ambiente che è sempre più scassato, però questi molti contano molto poco. Come si fa a farli contare di più? È un bel problema, nel senso che purtroppo ognuno va un po' per conto suo e c'è bisogno, hai detto giustamente, di unirli, di metterli assieme, ma siamo molto frazionati, eterno problema dei movimenti, che ognuno vuole essere più intelligente di quello vicino, e non è il caso, perché abbiamo bisogno di essere tutti assieme, ci vuole testa e mente fredda. Sì, c'è bisogno di definire un obiettivo e che quell'obiettivo sia condivisibile, che è già condiviso, ma che sia condivisibile da tutti, al di là delle varie sigle. Questo è l'unica possibilità per andare avanti, ed è anche l'unica possibilità per vincere qualcosa. Ma allora c'è la necessità di trovare un'occasione per mettere insieme tutti i movimenti e farli parlare fra di loro, o no? Certo. Già si sta facendo, comunque. Si sta tentando di fare? Si sta tentando di fare. Ci si riuscirà abbastanza presto? Io sono fiducioso. No!